Decisamente alterato al punto di prendere una spada di legno che ha dato in testa, proprio ha colpito in testa, la sorella più piccola ripetutamente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime. Allora, vi preannuncio che oggi non avevo molto tempo, è domenica mattina e non ho messo tutte le luci, quindi mi vedrete un po' con la luce un po' più naturale, spero che non vi dia fastidio. Spero anche che l'audio sia riuscito a impostarlo bene perché ogni tanto metto il microfono un po' nella posizione sbagliata e mi dispiace se non si sente magari bene come si potrebbe sentire. In ogni caso, non vorrei perdermi troppo in premesse e comunque vi vorrei sempre ringraziare per vedere questi video e lasciarmi tantissimi commenti. Devo dire che negli ultimi due video non sono riuscito a rispondere a tutti, però recupererò tutti i commenti che mi avete fatto, li ho già letti e vedrò di rispondervi perché finché si riesce, insomma, mi piace sempre avere uno scambio di opinioni con voi. Le informazioni prese in questo video sono prese da alcuni video fatti in lingua giapponese, alcuni post e articoli che ho letto che vi metterò in descrizione, oltre a il video di Claudia, Rome to Tokyo One Way, che vi consiglio di andarvelo a vedere. C'ha una playlist con un sacco di casi legati al Giappone, molti dei quali ho trattato anche io, e lo fa con molta professionalità e uno stile molto diverso dal mio, quindi potrebbero piacervi anche i suoi video. Il caso di oggi è dell'assassinio di Azumi Muto, una ragazza di soli 20 anni. Questo fatto è avvenuto il 30 dicembre del 2006. È avvenuto in questa famiglia, appunto la famiglia Muto, che è una famiglia molto ricca in Giappone, insomma, diciamo molto benestante, che possiede molteplici proprietà e entrambi i genitori hanno tuttora, anzi, un'attività dentistica. E questa attività è stata, tra l'altro, iniziata precedentemente dai loro nonni. Quindi diciamo che è un business familiare che va avanti da generazioni. Tant'è che anche il fratello maggiore di questa Azumi faceva appunto il dentista. La famiglia era composta dai due genitori, dal primogenito che faceva il dentista, da un fratello di 21 anni di nome Yuki e dall'ultima arrivata, che era anche l'ultima ragazza, appunto di nome Azumi. Cos'è successo? Che una giornata come tante, verso la fine dell'anno, giusto prima dello Oshogatsu, che sarebbe proprio l'inizio del nuovo anno, mentre i genitori e il fratello più grande stavano tornando a casa, il secondo genito, appunto Yuki, il 21enne, era solo in casa con la sua sorella più piccola, appunto 20enne, Azumi, e stavano facendo delle discussioni così un po' per fare nulla di eclatante, finché a un certo punto la sorella Azumi dice al fratello maggiore: "Tu non hai sogni, tu non hai ambizioni." E questo perché? Perché mentre Azumi aveva già il sogno di fare la modella, era un'aspirante modella attrice, aveva già studiato appunto per realizzare questo sogno e in quel momento stava frequentando una Senmongakko, ovvero una scuola professionale, e appunto si stava preparando per questa sua carriera. Il fratello di un anno in più invece aveva particolari difficoltà a entrare in una buona università, a cercare appunto la sua strada, a differenza del fratello appunto primogenito, quello 23enne, che già stava per concludere i suoi studi e già lavorava comunque in parte anche nello studio dentistico dei genitori. Quindi immaginatevi crescere comunque in una famiglia dove tutti hanno avuto successo, cioè dei genitori estremamente persone di successo, questo business familiare che veniva portato avanti di generazione in generazione, e questo figlio Yuki, che invece non riusciva nemmeno a superare l'esame per entrare in quella facoltà, appunto per studiare per diventare dentista. Tra l'altro, lui aveva già fallito questo esame una o due volte, e per questo motivo in quel momento stava frequentando una di quelle scuole, diciamo, di transizione che spesso si frequenta quando appunto non si riesce a passare l'esame, in cui in queste scuole tendenzialmente si studiano materie simili a quelle che poi andrai a studiare nell'università vera e propria, e rimani in questa scuola come per prepararti poi alla vita universitaria. Però potete capire come la sua posizione era piuttosto precaria, dal momento che se non avesse superato questo esame non poteva accedere all'università che gli avrebbe permesso poi di entrare anche a lavorare come dentista, come molto probabilmente i suoi genitori si aspettavano da lui e come appunto il fratello già stava facendo.
sentendosi dire comunque le parole, queste parole di Azumi, appunto, tu non hai sogni, tu non hai ambizioni, probabilmente anche sulla base delle pressioni che probabilmente poteva subire dalla sua famiglia, si è decisamente alterato al punto di prendere una spada di legno che ha dato in testa, proprio ha colpito in testa la sorella più piccola ripetutamente. Dopodiché ha preso un asciugamano e ha tentato di strangolarla con questo. Infine l'ha portata fino nella vasca da bagno, dove ha finito per affogarla. Dopo che aveva fatto fuori la sorella, il ragazzo tra l'altro va a prendere una sega e un coltello e cerca di smembrarne il corpo. Qui poi adesso ci sono delle notizie piuttosto discordanti, anche Claudia ha avuto difficoltà a trovarle e reperirle. In ogni caso c'è chi dice che il corpo sia stato smembrato in 10 parti e altri dicono in 15. I vari pezzi poi sono stati messi in dei sacchetti neri semitrasparenti, tipo quelli dell'immondizia, probabilmente erano proprio quelli dell'immondizia. E tra l'altro qua c'è anche un dettaglio piuttosto macabro, che sembra che appunto Yuki abbia anche asportato i seni e le parti intime, appunto per evitare che magari la polizia potesse risalire alla sorella. Asportando appunto questi parti del corpo, lui ipotizzava che non avrebbero potuto identificare se il corpo si trattasse di un uomo o di una donna. Questi sacchetti sembra che poi sia andato a nasconderli nella sua stanza. La sua stanza era al suo piano, infatti la stanza di questa famiglia Muto era su 3 piani. E tuttavia c'è anche il dettaglio che dice che invece le parti del seno e dei genitali le ha triturate nel tritatutto. In ogni caso questa è una fonte che non è mai stata confermata. Il 31 di dicembre, poi il giorno successivo, il figlio Yuki parte per un campo studio organizzato dalla sua scuola, quella che stava frequentando. Prima di partire dice però alla famiglia che un suo amico gli aveva regalato un pesce cane che purtroppo era morto, quindi se dovessero sentire degli strani odori provenire dalla sua stanza, di non preoccuparsi e di non entrare. Lo stesso giorno, appunto, la sera, partono anche poi i genitori e il fratello maggiore. Loro però andranno a stare per lo shogatsu, appunto per le festività di Capodanno, dalla nonna della madre nella città di Fukushima. E la famiglia poi ritornerà a casa il 3 di gennaio. Durante questa giornata la madre entrerà nella stanza del figlio Yuki e scoprirà questi sacchetti che contenevano all'interno purtroppo il corpo della loro figlia. Alle 22:30 di quel giorno il padre si presenterà alla stazione di polizia, per l'esattezza al commissariato di Yoyogi, e praticamente sembra che la madre abbia trovato il corpo, appunto fatto a pezzi, della figlia alle 9 e il padre si sia recato poi al commissariato alle 10:30. Qua ho trovato anche su internet persone che chiedevano come mai ci è voluto tutto questo tempo per andare al commissariato, e voi immaginatevi comunque la situazione del genere. Voi ritrovate vostra figlia in questi sacchetti, immagino che la notizia sia stata particolarmente scioccante e quindi ci sia voluto un po' per poterla digerire e potersi recare alla stazione di polizia. Almeno questa è l'ipotesi e la spiegazione che mi sono dato io. Se avete delle opinioni diverse, vi invito a fare dei commenti qui sotto. Inoltre sembra già che in quel momento avevano potuto sospettare che si poteva trattare dell'opera del fratello minore, appunto di Yuki, il loro figlio. Immaginatevi lo shock: non solo fate questa scoperta di vostra figlia, ma in più iniziate anche a dubitare di quello che vi ha detto vostro figlio, perché probabilmente si ricordavano che gli avevano detto quel discorso del pesce cane, dell'odore, quindi diciamo che la situazione non era proprio a favore di questo Yuki e molto probabilmente era stato proprio lui l'artefice di questo crimine. Il 4 di gennaio arresteranno Yuki con l'accusa di aver appunto smembrato il corpo della sorella, e il 15 a questa accusa si aggiungerà anche quella di averla fatta fuori proprio lui. Sono sicuro che in questo momento molti di voi si staranno chiedendo: ma com'è possibile che in un periodo comunque di festività, si sa, il Capodanno in Giappone è un po' come il nostro Natale, quindi si passa in famiglia, com'è che i genitori non hanno visto la loro figlia, comunque minore, che
a 20 anni siete appena diventati maggiorenni in Giappone, cioè non l'avete vista al 30, non l'avete vista al 31, siete partiti per Fukushima 3 giorni e non l'avete trovata, com'è possibile che nessuno si sia chiesto dove fosse questa ragazza? Il che è una cosa lecita appunto da pensare, ma la motivazione è proprio il carattere della stessa Azumi. Sembra infatti che non fosse troppo insolito per lei scappare di casa e non tornare per alcuni giorni, quindi il fatto che se ne fosse andata probabilmente non l'hanno vista come qualcosa di troppo strana. Era una ragazza dal temperamento estremamente ribelle e soprattutto lei, lavorando anche come aspirante attrice, spesso le capitava di fare dei lavori all'ultimo minuto e quindi magari non avvisava i genitori che quel giorno stava lavorando, quindi probabilmente questo è il motivo per cui non si è recata a Fukushima quel giorno. Inoltre lei aveva ricevuto di recente, oltre a una parte teatro, anche dei ruoli in alcuni film che però non vengono prodotti in sala ma vengono, diciamo, filmati e mandati direttamente per una produzione DVD, e in particolare lei stava lavorando anche al riadattamento di un film tratto da un manga chiamato Cream Lemon, e questo manga dovete sapere che è uno di quelli un po' hentai e sono praticamente una collana di vari episodi, serie che cambiano un pochino di genere se volete, alcuni sono più sci-fi, altri sono più horror, però che vedono come protagonista sempre la medesima ragazza. Il tema centrale è sostanzialmente l'incesto e praticamente c'è questo fratello più grande che ha questi rapporti con la sorellastra più piccola. Azumi in ogni caso in questi film non aveva il ruolo della protagonista, anzi era più un ruolo marginale, quasi una comparsa, tuttavia questo è stato sufficiente per i giornali, sapete come sono i media, per subito poter fare delle speculazioni su questa storia. Hanno ipotizzato che magari tra il fratello maggiore e questa sorella minore ci fosse una specie di rapporto piuttosto morboso e che tra i due ci fosse una relazione simile a quella del film per il quale lei stava lavorando, e soprattutto per un dettaglio che ancora non vi ho condiviso, che quando il fratello è partito per questo campo scolastico, sapete, il 31 di dicembre, ha preso gli slip della sorella e se li ha infilati nella borsa. Questo, diciamo che effettivamente è un dettaglio piuttosto strano e quanto allucinante, però immaginatevi, voi avete appena fatto fuori vostra sorella, l'avete appena smembrata, prendete i suoi slip, quelli che stava indossando quel giorno, e ve li mettete in borsa. Effettivamente questo è piuttosto strano, soprattutto aggiungendo anche il fatto che alcuni amici appunto di questa Azumi hanno detto che parlando con lei spesso si riferiva al suo fratello Yuki come un ragazzo piuttosto strano, un ragazzo hen, e che spesso la spiava tra l'altro. Il processo inizierà il maggio del 2008. Durante questo processo tutte queste voci appunto di questi amici verranno scartate, e Yuki inoltre dirà, parlando della sorella, che era una ragazza ingrata e che portava vergogna alla loro famiglia. Tra le altre cose, i genitori rilasceranno anche una lettera, e in questa lettera, che ha ricevuto diverse critiche, è come se i genitori avessero cercato in qualche modo di coprire il loro secondo figlio e fare anche un po' di shaming, se vogliamo usare un termine così, per quanto riguarda la sorella minore, dicendo che forse era stata anche la sorella minore a provocarlo, che era una ragazza problematica e che forse questo è stato il motivo che lo ha portato ad agire in questo modo. E è come se questi genitori avessero criticato questa ragazza che tra l'altro ha finito per pagare proprio con la sua vita. Questo, come potrete immaginare, ha sollevato un'indignazione generale e a molte persone non è assolutamente piaciuto. Addirittura i genitori saranno anche testimoni della difesa. Durante il processo avvenuto nella corte distrettuale di Tokyo, la pubblica accusa dirà che il fratello era nel pieno delle sue facoltà mentali e che quindi il fratello, appunto Yuki, avrà la piena responsabilità per aver fatto fuori la sorella e per poi aver tentato di disfarsi del suo cadavere, e come pena viene chiesta 17 anni di carcere. La difesa invece da canto suo dice che quando l'ha fatta fuori era nel pieno delle sue facoltà mentali, tuttavia per quanto riguarda il dipendio di cadavere dice che il ragazzo ha avuto un episodio di dissociazione mentale.
nel senso che quando il ragazzo ha fatto fuori la sua sorella e se ne è reso conto, aveva il cervello comunque in pieno stato di confusione e quindi ha fatto quello che ha fatto senza però ragionare. E quindi la difesa chiede solamente 7 anni. Alla fine la corte distrettuale di Tokyo condannerà questo ragazzo a 12 anni di prigione. A questo punto il suo avvocato farà poi appello alla corte suprema di Tokyo nell'anno 2009, che riesaminerà poi il tutto ma non accoglierà l'istanza della difesa, ma anzi confermerà la sentenza che era stata precedentemente emessa dalla corte distrettuale. E durante questo processo la polizia è stata molto criticata perché ci sono state una serie di prove che di fatto non erano più presenti durante il processo vero e proprio, ad esempio la sega, la spada di legno che erano state poi pulite da Yuki e poi riposte erano come sparite e sembra che la polizia le avesse buttate. Queste prove sarebbero state comunque utili in fase di processo anche per poter assicurare una condanna. Yuki dovrebbe uscire dal carcere a un'età di 30-34 anni, quindi capite, ancora giovanissimo. E dal momento che adesso da questo caso sono giusti passati 12 anni, a breve dovrebbe uscire, se non è già uscito. Ho cercato su varie fonti, non sono riuscito a scoprire se sia ancora in carcere o meno, ma in ogni caso 12 anni sono passati da questo caso, quindi molto probabilmente in questo momento è un uomo libero. I genitori continuano a portare avanti le loro cliniche dentistiche, anche il fratello continua a lavorare come dentista e questo è tutto per quanto riguarda questo caso. Questo era un caso un pochino meno famoso, però spero davvero che abbia suscitato il vostro interesse e vi ringrazio davvero per aver scelto di vedere questo video. Tratterò successivamente di altri casi simili a questo, cercando un pochino di andare a vedere che cosa spinge un familiare a alterarsi a tal punto da scegliere di far fuori la sorella. Io veramente mi sono abbastanza indignato per quanto riguarda questo caso, del fatto di come i genitori di questo ragazzo abbiano cercato in qualche modo di tutelarlo e difenderlo, e anzi creando shaming per quanto riguarda la vittima, che secondo me, per quanto sia una ragazza ribelle che magari non portava magari onore alla famiglia nelle loro menti, perché magari appunto faceva questi film che potevano essere opinionabili o perché magari faceva una carriera che era molto diversa rispetto a quella che i genitori avevano scelto magari per i loro figli, questo business portato avanti di generazione in generazione magari è stato quello. Tuttavia lo vediamo spesso in molti casi in Giappone, comunque, quello di cercare di difendere i propri figli, l'abbiamo visto già in alcuni casi precedenti, e inoltre anche queste sentenze così limitate, perché secondo me 12 anni sono veramente pochi se si tratta di un omicidio, non so se sono abbastanza per potervi diciamo riabilitare, però giudicate voi cosa ne pensate di questo caso. Sono davvero curioso di sentire la vostra opinione e spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba.